Facce da Super Festival, ben ritrovati, 30ª edizione del Salone del Libro di Torino. Siamo in compagnia di Pif, una faccia sicuramente non necessariamente Super Festival, ma nota e a cui a Festival ha partecipato sicuramente, quantomeno al Festival itinerante del nostro paese Italia, lo Stivalone Italico, che tu hai percorso in lungo e in largo. Vogliamo chiederti cosa ne pensi del Festival come strumento per veicolare cultura. Beh, il festival appunto è primo, io lo vivo sempre come una festa, quindi insomma, se, ti passo il dado, scusami. Grazie, ma non riuscivo a parlare senza questo, dicevo com'è che ancora me lo... No, è bello nel senso che appunto ti ritrovi con gente che ha la tua stessa passione, quindi è proprio una festa. E credo che il passo successivo, che poi al festival magari si riesce a organizzarlo facendo i carpiati, il problema è cosa succede tra un festival e l'altro. Ecco, la scommessa è mantenere l'atmosfera di festa anche tra un festival e l'altro. Senti, tu sei affezionato in modo particolare a qualche festival italiano a cui hai partecipato? Beh, ricordo il Festival di Torino, è stato il mio primo festival, ho vinto quello del pubblico, il premio del pubblico. Ah sì? Sì, con La Mafia Uccisa d'Estate. Stai parlando del Torino Film Festival. Film Festival. E poi, vabbè, il Festival del Cinema di Venezia, perché in realtà, guarda, c'è un festival ancora prima, mi sono sempre tutti cinematografici, ovviamente, che è il Festival del Cinema di Taormina. Ah sì, bellissima Taormina, conosco, sono stato anch'io. Ed era ora anni più o meno riusciti, però in passato era uno storico festival, mi raccontava che c'era Woody Allen, che ancora non se lo filava nessuno perché era, e me lo ricordo, forse il festival per eccellenza, perché essendo palermitano era il punto più vicino a casa mia del cinema, e stiamo parlando del cinema veramente, che c'era, passava chiunque, dai grandi attori americani ma quelli italiani. C'è una foto storica che invito a cercare su Google, con lo sfondo del golfo del Teatro Greco, il panorama, sì. E c'è una cosa tipo Monica Vitti, Ugo Tognazzi e qualche altro, Marcello Mastroianni, insomma, sì. Praticamente. E io era la cosa più vicina a casa mia. Beh, niente male. Senti, ultima fotografia sul Salone del Libro di Torino, a 30ª edizione. Io purtroppo conosco poco, cioè alla fine vengo un attimo e poi me ne vado, però lo dico a tutti, credo che sia un patrimonio dell'Italia, e che secondo me Milano è giusto che ci provi a fare un festival dei libri, perché è una città europea, l'unica città europea vera che abbiamo, forse, che ha tutti i connotati. Però Torino... Ma è assolutamente insensato, illogico fare una cosa contro Torino, è veramente insensato, cioè possono benissimo, anzi sarebbe la scommessa è farne due grandi manifestazioni lontane, fare una cosa contro una cosa che funziona, una volta che abbiamo una cosa sui libri che funziona veramente bene e che ne parla tutta l'Italia, che probabilmente possiamo vantare, dice va bene, in Italia non si legge, però c'è il salone, no, ce lo dobbiamo distruggere, non c'è economia, interesse economico che possa giustificare tale... scemenza. Mi hai convinto, no, Pif. Perché tu lo volevi fare. No, no. Ce l'hai Allora, a questo punto ti chiedo, come da rito, di lanciare con un lancio morbido. Mi piacerebbe tanto prendere proprio l'obiettivo e si potrebbe essere prendere il cameraman. Grazie, Pif. Ciao.